In quella che sembra una fattoria del Midwest americano, una donna tiene sotto controllo il perimetro alla ricerca di non meglio specificate anomalie e in seguito all'apparire di un blink sul radar manda il marito, Hank, a controllare. Egli, dotato di un esoscheletro meccanizzato, raggiunge il luogo dell'anomalia, dove da un portale fuoriescono delle creature quadrupedi, simili a insetti, che aggrediscono le vacche nelle vicinanze. Risolta l'anomalia, la moglie segnala che un enorme numero di portali si sta aprendo ai confini della fattoria e l'uomo, insieme ai vicini anch'essi dotati di esoscheletri meccanizzati, cerca di prendere tempo per permettere l'evacuazione del vicinato in un bunker. L'invasione vede migliaia di insettoidi attraversare il portale principale, il più grande, e le cose si fanno difficili fino al punto che uno dei vicini è costretto a uccidersi, facendo autodistruggere il suo esoscheletro per poter permettere agli altri di guadagnare altro tempo. A un certo punto, un mostro di dimensioni enormi esce dal portale, per poi essere sconfitto dopo una strenua lotta dall'azione combinata di Hank e sua moglie. L'episodio si conclude con una panoramica del pianeta che si scopre non essere la Terra, dove gli umani vivono all'interno di cupole sulla superficie costruite per impedire l'ingresso dei mostri. Love. C'è cameratismo e amore tra i contadini, che si uniscono per proteggere la loro terra e gli animali dagli alieni. Tra questi contadini ci sono due coppie, che mostrano i primi casi di amore romantico in questa antologia. That. I contadini uccidono un gruppo di alieni, ovviamente, e vedono alcune vittime umane mentre tengono a bada lo sciame di alieni che minacciano di distruggere le loro fattorie. Robots. Ci sono 3 mech in totale. Uno pilotato da un contadino di mezza età di nome Hank, uno pilotato da un uomo più giovane e uno da una vecchia molto cazzuta. La moglie di Hank funge da coordinatrice della loro missione. L'intero concetto di agricoltori che pilotano mech giganti è il tipo di idea bizzarra e insolita che brilla davvero in un'antologia. L'azione dei calci nel sedere è tanto divertente quanto il cuore della tensione.